La peste demolisce Milano, percepita come una droga. La peste, la droga. Quella che in qualche modo, a suo modo, Marx nella questione ebraica chiama la particolarità inviolabile. E forse anche in questa scia quella appunto della caccia alla particolarità che si muove l'espressione di Freud nel 1909. Su questa onda, su questa scia, Freud forse nel 1909 pronuncia quella frase: gli americani non sanno che stiamo per portare loro la peste. La peste a Milano. La peste a Atene. La peste a Firenze. Ad Atene. Lucrezia. A Firenze, Boccaccio, e a Milano. Milano che con Firenze, con Roma e altre città è protagonista del Rinascimento e anche protagonista della peste. Quattrocentottanta, 1630 e non solo. Oggi è ancora la peste. La particolarità. Quella peste è percepita nei trattati come avrò modo di esplorare tra poco, dal XIV secolo in poi e sempre più come una conseguenza della stregoneria. E soltanto si precisa come conseguenza dell'unzione con la peste del 1630. La particolarità, in greco è l'idioma, è la dissidenza. La peste di Milano è da oltre 50 anni la dissidenza. La particolarità è diadica o triadica. La particolarità è la particolarità della parola originaria. La parola infatti è nel suo numero, quindi nella sua particolarità, nel suo idioma e nella sua cifra.
la parola. Libera, arbitraria, intera, leggera. La parola nel suo principio. Principio, le virtù del principio, le virtù del principio, la libertà, quindi libertà della parola e non già libertà del soggetto. Febbraio 2009, quindi un secolo dopo il viaggio di Freud negli Stati Uniti. Febbraio 2009, la libertà della parola. La libertà, l'arbitrarietà, l'integrità, la leggerezza, l'anoressia, la tentazione, il caos, il crimen, il disagio. L'aria sono virtù. Virtù del principio della parola. Ciascun elemento della parola è contrassegnato da queste virtù. Quindi anche la particolarità è libera. Anche la struttura, anche la scrittura, anche il dispositivo della parola. Così che appunto un movimento è sorto come movimento cifrematico. E dal 73, gli scritti del 73, 74, 75, i congressi sono già di questo movimento, i dispositivi sono propri di questo, di dispositivi della parola, congressi, redazione, casa editrice, master, equip, giornate di studio, ma anche il dispositivo della parola, quello che oggi si può chiamare ancora una volta convivium. Che non è dialogo, quindi non è variante o funzione del monologo, non è quindi, non ha nulla da condividere con il discorso come causa finale. Dispositivo della parola, perciò conversazione, qualcosa che si acquisisce nella Repubblica Occidentale soltanto con il Rinascimento, conversazione, la narrazione e la scrittura e la lettura. Ma appunto come si dicono, come si fanno, come si scrivono, come si cercano, come si scrivono le cose. Se la parola, dunque la parola senza soggetto, la parola originaria senza soggetto, il suo principio è senza soggetto. La particolarità è senza soggetto, la dissidenza è senza soggetto. Così la legge, l'etica, la clinica sono senza soggetto. Senza soggetti, la clinica senza pazienti. Era lo slogan nell'ultimo quarto d'ora del congresso di Tokyo. La clinica senza pazienti.
e che ne è di un tribunale senza penitenti, senza soggetti. Sarebbe il tribunale della parola, sarebbe la tribuna della parola, sarebbe ancora il dispositivo della parola. E quello che è la tribuna, il dibattito, è ciò che questo movimento cinematico ha inteso introdurre. Anche la rivista, Spirali, Causa di Verità, Nominazione, Clinica, La Cifra, Il Secondo Rinascimento, sono riviste, Spirali, Spirali e Spiralla in Francia, e poi La Cifrematica, 9 numeri. Il decimo, il nono numero era con il titolo 2010, Vivere senza paura. Era un messaggio anche per ciascuno. Il numero precedente addirittura la chance, il numero precedente ancora l'ascolto, e questi tre numeri escono dopo che incomincia quella che abbiamo chiamato l'affare fiscale, che in un primo tempo abbiamo chiamato l'affare fiscale, che è nel volume appunto l'affare fiscale. Sì. Sono seguiti altri volumi, la realtà intellettuale, che mi pare sia su internet, no? E poi Parola Mia, però sono tre volumi che devo ancora, quattro che devo ancora rivedere. L'affare fiscale, la realtà intellettuale, Parola Mia e la holding intellettuale. Sono questi quattro volumi che devo rivedere, perché c'è un'analisi di quello che oggi chiamiamolo psichismo giudiziario, che non ha precedenti. Un congresso da noi non è una rivista di una rassegna di soggetti, ma un dispositivo, cioè ciascuno come statuto intellettuale nel dispositivo congressuale, nel dispositivo della casa editrice, anche gli autori, collaboratori, statuto intellettuale e non già soggetti. Ma la particolarità, la dissidenza è percepita, quindi, come stregoneria, e avente come conseguenza la peste. C'è quindi questa idea della setta, questa idea della congregazione, questa idea dell'associazione, l'associazione stessa come reato. Il dispositivo intellettuale come reato, il dispositivo di parola come reato, il dispositivo fiduciario, che nulla a che vedere con il rapporto fiduciario. Non c'è rapporto fiduciario, c'è dispositivo fiduciario. Cioè, l'idea opera, l'oggetto assoluto, l'oggetto come ostacolo assoluto, è la causa come profezia, come provocazione.
sono una condizione del dispositivo di parola. E l'idea opera perché si scriva la memoria, l'esperienza, la ricerca, l'impresa, la città. Così altri dispositivi, Art Ambassador o Brain Worker, non è lo statuto del consulente, il Brain Worker, non è il consulente, non è consulenza intellettuale, il Brain Working, no! Libertà della parola esige la questione intellettuale e il dispositivo intellettuale. Non è la libertà come volontà generale, come la definisce Rousseau. Cioè non è la libertà come volontà generale e non è la libertà, quindi la volontà generale nient'altro è che la volontà di bene. Supremo, comune, di bene ideale. Libertà ideale. E bene ideale. Idealità. Cioè l'idea che anziché operare agisca, è la libertà necrofila, è la libertà del soggetto, è quella stessa che San Giovanni chiama la libertà, quella che rende liberi, la verità che rende liberi, no, la verità che rende liberi è la verità, è la verità del soggetto, cioè la morte. E della libertà del soggetto c'è ancora la morte. Il soggetto è soggetto alla morte. La libertà non è l'idea che ognuno ha della libertà, cioè non è la libertà ideale. Non è la libertà di coscienza. Nemmeno la libertà dell'inconscio, nella accezione freudiana o junghiana, sono assolutamente differenti, ma in nessuna delle due accezioni. La libertà non può instaurarsi come virtù senza l'anoressia. Altrimenti è l'idea di padronanza o l'idea di possessione. È l'imperativo dell'essere come imperativo della libertà e del soggetto. Quando il vivibile si fonda sull'economia della morte. E quando appunto l'androgeno sta al posto del narcisismo. La libertà non è la libertà di volere. Questo è il canone occidentale. Che
che intende la libertà come la libertà di morire. Intende la libertà come dipendente dall'agnosi e dalla volontà, o come forma di gnosi e di volontà. Libera è la parola, libera quindi è la speranza, il due. Il modo del due, il modo della relazione. Libera è l'operazione, quindi libero è Dio, ma libero è Dio non nell'accezione biblica e nemmeno nell'accezione di Eschilo, nel Prometeo incatenato, che è libero di fare quello che vuole. No, la libertà non è in questa accezione. Libertà assoluta. Il sembiante, lo specchio, lo sguardo, la voce è libero, la funzione è libera, la dimensione è libera, la dimensione è libera. Il numero quindi è libero. Il numero diadico, il numero triadico, il numero libero. Il numero, da Pitagora all'inconscio, secondo Vertiglione, è libero. Indicavamo come quella che la libertà sessuale è la libertà del dispositivo immunitario, non è la libertà erotica. La libertà erotica è il fiore della morte. Ovunque, l'idea che ognuno ha della libertà, la libertà secondo il canone occidentale è la libertà di origine. È contraddistinta dal naturalismo e dall'innatismo. Per cui è valida per lo psichismo di Platone e per lo psichismo di Chomsky. Per Platone, la libertà si definisce nella padronanza di sé e nell'economia della possessione. Cioè la libertà ontologica è la necessità ontologica. La paura, appunto. Questa sì, ghermisce la libertà. Ghermisce, hunt, la libertà. Lo psichismo di Lenin, la libertà, senza lo Stato, finché c'è lo Stato. Nessuna libertà. Quindi soltanto la società perfetta, la società ideale, sarà libera, cioè senza lo Stato. Abbiamo analizzato qui, tra l'altro, la dichiarazione dei diritti dell'uomo.
che è improntata all'ontologia della libertà. E quindi la libertà algebrica e la libertà geometrica, quindi che affiancano un soggetto algebrico e un soggetto geometrico. E così abbiamo l'articolo sesto della dichiarazione, 26 agosto 1789, la legge è l'espressione della volontà generale. E la volontà generale è la libertà. La volontà generale. La volontà di bene. Tutti gli uomini, cosa dice Aristotele, sono contrassegnati dalla funzione di morte. Una sola funzione, la funzione di morte. Universale. Tutti gli uomini vogliono il bene. Tutti gli uomini vogliono salvarsi. Esercitando la loro libertà, cioè morendo. È lo psichismo ontologico. È la psicagogia. È l'ideologia della cenere e della rigenerazione. Psichismo, l'apparato medico-legale, la logica dell'interrogazione e della risposta. Psichismo, il causalismo, il determinismo, il finalismo. Appannaggio del soggetto alla morte. Lo psichismo di Freud, lo psichismo di Lacan. Sono ancora sotto l'onda dello psichismo ontologico. È ancora sotto l'onda del naturalismo. Perché non può misconoscersi il naturalismo nello psichismo di Freud e nemmeno nello psichismo di Lévi-Strauss. Psichismo della casta, lo psichismo come socialismo ideale, quindi l'apparato ideale della società perfetta. Lo psichismo quindi che procede dalla questione chiusa, quindi dal sostanzialismo, e quindi che procede dalla questione chiusa, quindi diviene sostanzialismo e mentalismo. Freud utilizza la formula psichismo inconscio nel 1905. Il nostro inconscio non è del tutto uguale a quello dei filosofi, e inoltre la maggior parte di loro non vuol sentire parlare di psichismo inconscio.
è ancora Freud. Freud che discute dunque con questo avvocato. Il problema, la questione dell'analisi non medica o profana, tra virgolette, 1926. Il giurista di riferimento dell'epoca era ben noto. È colui che ingaggia questo impossibile dialogo. Dove dice: lei vede bene con ciò come noi in psicanalisi prendiamo sul serio i concetti spaziali. L'io per noi veramente la superficie, ma la superficie non è un concetto spaziale. La superficie è apertura, quindi relazione, il due, oppure è lo squarcio, la spalto, la refont, il tempo, il taglio. E quindi non è un concetto spaziale. Spazium non è spaziale. L'io è per noi, quindi anche tutta quella, l'arte, no? L'arte, con gli artisti, l'avanguardia che ha una forma, che ha una sua ideologia, abbiamo sempre notato. L'avanguardia ha una sua ideologia, che è la negazione dell'avanguardia stessa. E così tante opere intitolate concetto spaziale. Concetto spaziale. L'io è per noi veramente sufficiente. E l'esse è il profondo. Questa è la seconda topica freudiana, sullo sfondo Grodek e il massaggiatore. Considerato dall'esterno, naturalmente, l'io si trova intercalato fra la realtà e l'essere, che è propriamente lo psichismo. La libertà dunque non è la libertà psichica, la libertà psichica è quella dello schiavo di Menone, è quella del parlante nativo di Chomsky, è quella del paziente giudiziario. Freud ha incastonato la libertà nella guerra civile dello psichismo. La demonologia. Occorre proprio leggere i trattati di demonologia. Oggi
tranne pochi, magari, nessuno li legge. Perché oggi, ognuno ritiene non necessario leggerle, perché legge altri trattati di demonologia che si chiamano psicologia, trattati di psicologia, trattati di criminologia, trattati di psicofarmacologia. Ma leggendo i trattati di demonologia, troviamo ciò che sta, che è diventato un luogo comune, prima che fosse luogo comune, ma che era luogo comunque del discorso occidentale, luogo comune oggi della psicologia, della psichiatria, dell'antropologia criminale, della criminologia. Il tribunale senza soggetti sarebbe il tribunale senza vendetta. È il tribunale senza vendetta. Il regno di Gomorra fabbrica i soggetti. Il soggetto è soggetto per paura, soggetto per spavento, soggetto per paura e per terrore, per spavento e per panico. E si chiama intersoggettività quello che è un compromesso fantasmatico. Su cui si erige il compromesso sociale. Dove sta il giusto? Dove sta il giusto? Chi è il giusto? Nella Repubblica di Platone, il giusto è invisibile, inafferrabile, intoccabile. Il giusto della Repubblica è l'ostacolo assoluto, è la causa come provocazione, è il simulacro. Il giusto della Repubblica è la giustizia, il modo con cui interviene lo specchio, lo sguardo, la voce. Il modo in cui interviene il punto e il contrappunto. Il giusto della Repubblica è follia e rigore. Ma anche nella Bibbia, nel Genesi, si chiede chi è giusto. Ma la domanda chi è giusto interviene in un proposito vendicativo, secondo una libertà, cioè due accezioni di libertà, libertà antropologica, e comunque a due accezioni di libertà, due accezioni, la libertà vendicativa e la libertà rivendicativa.
La libertà del padrone è la libertà dello schiavo, ma sempre libertà del soggetto. Sempre il discorso della libertà è il discorso della morte. Il giusto. Il giusto, allora, dove sta? Secondo il Genesi, Dio dunque è il Signore che vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Dunque Dio vede che l'umanità intera è una situazione delinquere. È Dio che dice, ma come io avrebbe creato, io ho creato l'uomo sulla terra. Dice, Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, di averlo fatto, fabbricato. E se ne addolorò in cuor suo, quindi si pentì. Dio pentito, è pentito. E allora cosa fa? Dio che è libero, ma è pentito, Dio che è creatore, libero quindi, creatore, pentito, e adesso che cos'è? Sterminatore. Sterminatore. Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato. Con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Quindi anche... C'è questa hubris, la hubris della intera animalità sulla terra, desta la suscettibilità di Dio. Quindi grida, grida, grida vendetta. Ed è quindi la terra è corrotta, 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 la terra è corrotta dall'uomo. La terra è corrotta dall'uomo, piena di violenza. Quindi, allora, Noè, e soltanto Noè, era uomo giusto, integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Lui camminava con Dio. Dio era pentito, lui camminava con Dio. Aveva tre figli, Sem, Cam e Jafet. Ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. E così, dunque, l'arca. L'arca che in ebraico, la parola. E che cosa fa? Propriamente non mette l'androgeno, no? Dice mette l'androgeno. Ma la coppia. Dio ama la coppia.
La questione è la coppia senza il due. L'homo sexualis senza il due. E quindi animali, uomini, di quanto vive di ogni carne introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Appunto, questa era la coppia, è questa, è due, non è due sessi, no? Maschio e femmina, due, non è la coppia. Però apparentemente lo stesso Dio. In un'altra fase. In un'altra fase. Parla ad Abramo. Allora, che cos'è questo grido? Questo grido che arriva fino a Dio, sul male di Sodoma e Gomorra. E lui sente all'orecchio questo grido e dice: ma voglio andare a vedere. Voglio andare a vedere. Che succede? Che succede? Infatti, proprio così. Allora, intanto con Abramo va tutto bene. È il patriarca, quindi va tutto bene. Quindi, il Signore diceva: devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare? Mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto. Io l'ho scelto. Perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui. Obblighi. A osservare la via del Signore, ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore realizzi per Abramo quanto gli ha promesso. Parla in terza persona. Terza persona. E allora, ecco, il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande, il loro peccato è molto grave. Il grido. Quindi il pettegolezzo arriva fino a Dio. E Dio vuole andare a vedere. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio vedere, lo voglio sapere. Voglio vedere. Voglio sapere il male dell'altro. È un Dio senza carità. La carità è virtù del tempo. Non c'è più male dell'altro. Questo è il teorema della carità. Ma qui è, quindi, cioè è sempre la iubris di Sodoma e Gomorra. Allora si rivolge ad Abramo, e Abramo dice: ma se ci sono 50 giusti, tu salvi le due città, sì, e se ne mancano 5? E sono 45, tu li salvi? Sì. E se sono 30, tu li salvi? Sì. E se sono 20, tu li salvi? Sì. E se sono 10, li salvi? E Dio non risponde. Non
ce n'erano 10. Ce n'era uno, con la sua famiglia, solo che c'erano i generi, e i due angeli dicono i generi. Allora, a Lot, prendi anche i generi. I generi dicono, noi no, noi restiamo qua, va bene, però gli angeli dicono, no, lascia qua i generi, e portati le figlie, e tua moglie, ma tua moglie non si volti indietro. E lui dice, io vado fin là. E poi queste fiamme mi raggiungono. Allora c'è lì un altro angolo, c'è una città. Va bene, quella città lì sarà salvata, non la tocco finché tu arrivi. E quindi una volta che tu arrivi non la tocco. Questa città si chiama Zoar. Poi, però la moglie si volta. Si volta. Ricordo. Vedere Sodoma e Gomorra sterminate e divenne una statua di sale. I giusti. Los justos. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. Un uomo che coltiva il suo giardino come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica? Chi scopre con piacere un'etimologia? Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silenzio gli scacchi. Il ceramista che premedita un colore e una forma. Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace. Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. Chi accarezza un animale addormentato. Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. Tali persone che si ignorano stanno salvando il mondo. Jorge Luis Borges. Eh? Ma il mondo non è corrotto. Mondo. Il cosmo ha una virtù, che è il caos, che è virtù della parola, del principio della parola. L'umanità senza l'idea di salvezza, la parola senza l'idea di salvezza. Chi non si conosce non ha bisogno di salvare il mondo. Giusto della Repubblica non è soggetto, lo statuto intellettuale non è soggetto,
dispositivo intellettuale, nessuna compagnia. La compagnia è quella dove albergano il soggetto algebrico e il soggetto geometrico. Quindi l'idea agente, l'idea supposta agente o presunta agente. Cioè, nessuna compagnia. L'associazione non è una compagnia, è una virtù del sembiante, la virtù dello specchio, la virtù dello sguardo, la virtù della voce, la condizione del dispositivo, condizione anche della societas. Noi facevamo adesso del fantasma di origine, fantasma di padronanza, fantasma di morte, come abbiamo esplorato l'animale fantastico, cioè l'animale rispondente al fantasma di padronanza o fantasma di possessione. Ed è appunto la zoologia, quella che lo stesso Borges chiama zoologia fantastica, animalismo, soggettivismo. Non è la vivenza, cioè che senza alternativa vita-morte, quindi senza soggetto, la vivenza. Il tempo dispensa l'evento, non il soggetto. E il concetto di io diviso, Roland Lane, o di soggetto della Spartum, risente il concetto di uno che si divide in due, che si piega. Ma la divisione dell'uno, la divisione dell'uno dall'uno. E il tempo come divisione, come taglio, invece è la base della piega. Le cose si dividono, quindi si piegano. La piega segue al tempo, non all'uno. Non c'è doppio. Non c'è duplicato, non c'è duplicazione. L'uno, cioè, non si divide in due e non si piega. Sono l'indulgenza e la carità. L'indulgenza come virtù dell'altro, la carità come virtù del tempo, che presiedono a questo dispensario. Questo dispensario, cioè che il tempo dispensa l'evento. Il seguace è l'evento che è seguace.
l'evento è seguace del tempo. In latino è anche emulus, emulus, l'emulazione. Il dispositivo pragmatico è il dispositivo anche della scrittura pragmatica, quindi è il dispositivo dove si è il cifratore, cifrante, cifratore, come statuti. E dov'è il cifrante? Dov'è il cifratore? Allora la testimonianza, l'ascolto, l'uditore, l'artista, appunto gli ultimi tre numeri della rivista del cinema, Vivere senza paura, La chance e l'ascolto, che erano dopo, dopo la prima calata dei marescialli, dopo il 18 novembre 2008. Infatti l'ascolto è del novembre 2009 addirittura. Allora forse questo è ancora, prima ancora c'era un numero suggerito da Ruggero Chinaglia, e la follia, la pazzia e la clinica. Ah, no, novembre 2008. Sì, appunto era simultaneo. Allora, 1930, il codice Rocco. Due fra i vari reati sono inventati soltanto dal codice Rocco, due reati che non ci sono in nessun altro ordinamento. Il reato di plagio, con l'accezione precisa che viene da avere dal codice Rocco, è il reato di associazione a delinquere, che non ha corrispondenza, l'abbiamo verificato, nel codice napoleonico e propriamente nemmeno nel codice toscano e nemmeno nel codice Zanardelli. Sono contraddistinti dalla vaghezza e affidati all'arbitrio assoluto del giudice. Allora, per 30 anni, cioè dal 1930 al 1960, questo reato di plagio non trova applicazione. Ci sono processi e sentenze finali che dicono che il fatto non costituisce reato, non ha commesso il fatto. Le tre formule che ci sono, ce n'è un'altra formula. Il fatto non sussiste. Allora, questo documento, questo è un documento della Corte Costituzionale, sentenza numero 96-1981, è un documento essenziale, assolutamente cancellato dalla prassi giudiziaria, dallo psichismo giudiziario, lo verificavo tra poco, che si è instaurato fino ad oggi. Ma andiamo gradatamente. Il giudice relatore è Edoardo Volterra. Allora, perché considerano dunque opportuno esaminare questo reato e abolirlo?
Allora incominciano con la censura, c'è chi ha fatto istanza, appunto, sì, è stato promosso un giudizio di legittimità dell'articolo 603 del codice penale, plagio, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma. Nel procedimento penale a carico di Grasso Emilio, iscritto al numero 638 del registro ordinanze del 1978 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 52 del 21 febbraio 1979. Allora, la censura. Sono due censure, principalmente. La prima censura, il giudice, che farà. Lamenta la violazione del principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale. La tassatività. Ritiene infatti la Corte che per effetto di tale principio, dunque, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, questa Corte ha più volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo e inviolabile costituito dalla libertà personale. La libertà personale. Ritiene quindi la Corte che per effetto di tale principio onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intelligibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative e di valore, e risulta soddisfatto fin tanto che nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili. È un testo veramente da leggere, veramente di grandissimo interesse. Implicito e ulteriore sviluppo dei concetti ai quali questa giurisprudenza si è ispirata comporta che, se un simile accertamento difetta l'impiego di espressioni intelligibili non sia più idoneo ad adempiere all'onere di determinate fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto. Cioè, non c'è possibilità di rispondenza fra la norma e la fattispecie. Se la norma è vaga, non si può cogliere la fattispecie, salvo inventare per analogia, e infatti lo dicono, per analogia. Ogni giudizio di conformità del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe un'opzione a prioristica e perciò arbitraria in ordine alla realizzazione dell'evento o al nesso di causalità fra questo e gli atti diretti a porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull'esistenza e sulla verificabilità del fenomeno. E pertanto, nella dizione dell'articolo 25 della Costituzione, che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise, sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimono fattispecie corrispondenti alla realtà. È davvero da leggere. Allora, plagium, impossessarsi, trattenere, fare oggetto di commercio,
un uomo libero o uno schiavo altrui. Quindi la cattura di un uomo, la cattura di un uomo, o rendendolo schiavo o sottraendolo a un altro padrone o vendendolo a un padrone. Quindi plagio in questa accezione, cattura di un uomo libero, cattura di uno schiavo, cioè sottratto a un altro padrone, e poi soltanto Marziale con l'epigramma 52 che introduce il plagio letterario. Questa accezione rimane nei vari ordinamenti col plagio letterario. Ma com'è che poi diventa la cattura dell'uomo libero, no? La cattura del cervello. E quindi diventa concorrente all'Inquisizione, che fa la caccia al cervello. L'ipotesi di chi essa prevedeva, l'ipotesi, poi c'erano varie l'Alex Fabia, l'Alex Sadica, cioè è un'esposizione quindi riguarda assolutamente la schiavitù. La schiavitù. Ma questa è la questione. C'è la libertà e la schiavitù, come dice. C'è la libertà e la schiavitù, come dice appunto Orwell. Orwell. Sì, ma anche senza. È la libertà, secondo il canone occidentale, è la schiavitù. Secondo il canone occidentale, è la schiavitù. Il soggetto è la schiavitù. Ma questo è lo psichismo occidentale. Però non viene accettato da questa corte. Allora, dice della 1848-1833 varie legislazioni rispetto al plagio che riguardava la cattura di un uomo libero per tradurlo in schiavitù, oppure la sottrazione, la cattura di uno schiavo che aveva un altro padrone, per venderlo, ottenerlo per sé o venderlo ad altri. Le altre eccezioni erano tutte in questo. C'erano anche ordinamenti in cui, in particolare, in cui si intendeva l'arruolamento non autorizzato di sudditi, ma sempre riguardava quindi la schiavitù. Quindi venivano forzati in modo fisico. C'era questo, il codice toscano, quindi del 20 giugno 1853, anche questo introduce delle varianti, però è sempre riguarda questa falsatura, quindi quando il plagiario abbia consegnato la persona, quindi qui si tratta della chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, sia ingiustamente impaurito di una persona a suo malgrado, o anche di una persona consenziente, che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio alla casa di corte da 3 a 7 anni, o al carcere da 1 a 3 anni. E quando il plagiario abbia consegnato la persona di cui si è impadronito a un servizio estero militare, o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di corsa da 5 a 12 anni. Quindi
C'è anche però nel seguente articolo, 359, perché c'è una, come per il reato di associazione delinquente, c'è una sorta di, sullo sfondo, no? C'è qualcosa che si prepara, ma che non è proprio ancora questo, che ha bisogno di una forzatura ideologica per essere stabilito come reato, che si prepara fra il codice toscano, il codice Tarantelli e poi il codice Rocco per l'associazione delinquente. La stessa cosa avviene rispetto al reato di plagio. Nel seguente articolo 359 la pena prevista nel precedente articolo è comminata a colui che ha tolto arbitrariamente all'autorità domestica un minore di 14 anni tutto che consenziente affinché professi una religione diversa. Ecco, c'è già una variante, una religione diversa da quella in cui è nato. Quindi quando gli fa cambiare religione, a un minore di 14 anni. Fatto questo che secondo uno dei maggiori commentatori del codice toscano, Giuseppe Puccioni, dovrebbe intendersi come un delitto affine a quello di plagio. Quindi c'è sullo sfondo questo codice toscano. Però è una forzatura ideologica quella. Come vediamo, perché c'è un dibattito vero e proprio parlamentare prima di arrivare al reato di plagio, cioè ci sono tutte le obiezioni per cui questo reato non può stabilirsi. Tutte le obiezioni che adesso, che poi diventano proprie, che fa proprio la Corte Costituzionale, c'erano già nel dibattito che ha preceduto la definizione della legge da parte del Guardasigilli. Cioè nel passaggio dalla Commissione alla Guardasigilli è venuta lì la forzatura. Cioè doveva concludersi senza il reato, senza che fosse stato il reato, invece si è concluso dicendo che c'era il reato. Le ragioni erano quelle della vaghezza. Allora, quindi questo è il codice penale italiano del 1930, usa il termine plagio in un significato del tutto nuovo, diverso da quello dei precedenti codici, in particolare da quello del 1889, quindi 1889, è diverso anche da quello originario antico. Allora, ci sono articoli che sono ripresi dal codice del 1889 e che sono gli articoli 600 e 605, ma non questo articolo. Chiunque riduce una persona in stato di schiavitù o in condizione analoga alla schiavitù è punito con la riduzione da 5 a 15 anni. Rispetto al testo articolo 145 del codice del 1909 vi è solo l'aggiunta delle due parole alla schiavitù che ha messo il codice Rocco. Ma veniamo quindi all'articolo 603. Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurlo in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Quindi la questione è questa, non è più la schiavitù, ma la soggezione. Quindi è la totale stato di soggezione. Allora, nella commissione si dice che è impossibile definire questa figura criminosa distinta dalla schiavitù. Cioè la riduzione in schiavitù è un reato, ma stato di totale soggezione, il proprio potere, non è una cosa indeterminata. O è in schiavitù o non è in schiavitù, questa è l'obiezione.
Se non li scrivi tu, allora non può essere realizzato. Quindi è stato il guarda sigilli, la relazione dei guarda sigilli che ha forzato le cose, cioè la commissione ha concluso con l'impossibilità di definire il reato di plagio e invece i guarda sigilli conclude con la necessità del reato di plagio. Che cosa fa nella sua relazione? Dice, il reato consiste nel sottoporre taluno al proprio potere in modo da ridurlo in tale stato esercitato e sopprimere totalmente la libertà individuale. E aggiungeva, lo stato di soggezione suddetto è qui uno stato di fatto. Lo status libertatis come stato di diritto rimane inalterato, ma la libertà individuale della vittima è soppressa. E si discute anche con il consenso della vittima. Condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi, qui siamo sempre lungo la relazione che ha portato alla definizione di reato di plagio, deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per prassi, tradizioni e circostanze ambientali costringere la persona al proprio esclusivo servizio, laddove il plagio deve necessariamente ipotizzare anche una conculcazione dell'interno volere. Allora, nel 1930, nel codice 1930, risulta pertanto individuata, distinguendola da quella dell'articolo 600, una fattispecie penale che per la prima volta è chiamata con l'antichissimo termine di plagio, concretizzando legislativamente nel solo ordinamento italiano la modifica del valore lessicale della parola. Nello stesso tempo non viene conservata per l'articolo 600 quella che era la denominazione dell'identica fattispecie prevista nell'articolo 145 del codice del 1889 e indicata nelle rubriche ufficiali del progetto di questo codice come plagio. Essa viene denominata riduzione in schiavitù. Quindi c'è riduzione in schiavitù e plagio. Solo che plagio aveva a che fare con la schiavitù, qui invece la parola schiavitù scompare. La nuova norma, la quale prevedeva una pena gravissima, era sconosciuta alle precedenti legislazioni italiane e quelle europee. Ne risulta che in altri ordinamenti sia stata recepita la disposizione dell'articolo 603 del codice italiano vigente, o che sia stata prevista e repressa l'attività criminosa indicata in questo articolo distinguendola dalla riduzione in schiavitù o in situazione analoga. Questo reato non c'è in nessun ordinamento europeo, non è stato recepito da nessun ordinamento europeo. Non, adesso facciamo, proseguiamo l'indagine per l'associazione delinquere, ma non risulta che sia stato recepito da nessun ordinamento europeo il reato dell'associazione delinquere così come è formulato dal codice Rocco e così come continua ad essere in vigore nell'ordinamento italiano. Allora, nei primi 30 anni emerge chiaramente come nei primi 30 anni di vita del codice non fosse stato risolto in modo soddisfacente il problema di condurre in ipotesi concreta ed univoca la formula normativa dell'articolo 603. Allora, che cosa succede? Dunque,
nei primi 40 anni vi sono avuti rarissimi processi di plagio, tutti di assoluzione, con la formula perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non costituiva il reato di plagio, ma doveva essere diversamente rubricato. Che cosa succede? Nel 1961 succedeva una sentenza della Corte di Cassazione. Per la prima volta nel 1961 la Corte di Cassazione una sentenza con la quale accoglieva un ricorso per mancanza di motivazione sull'affermazione della responsabilità dell'imputato, accoglieva il ricorso, quindi non condannava, accoglieva, dichiarava esplicitamente la natura psichica di questo reato e dei suoi elementi costitutivi. Fino al 1961 non è in ballo, diciamo così, lo psichismo, entra lo psichismo nel 1961. Sia pure per assolvere. Quindi è la natura psichica del reato. È un reato psichico. Anche la società di delinquere è un reato psichico. Cioè le condizioni materiali di vita del soggetto passivo non hanno altro valore, dice la sentenza, che quello di un mero riscontro indiziario. Ciò che più conta invece sono le sue condizioni psichiche. Allora, cioè se è già soggetto la questione, e allora comincia già il soggetto. Cioè finora era una forzatura di tipo fisico, adesso entra in ballo quindi la natura psichica. E allora arriviamo al 1968, il terreno è preparato. 1968, 14 luglio, quindi movimenti in ogni parte d'Europa, però una sentenza. 14 giugno 1968, confermata dalla Corte di Cassazione di Assise in appello con sentenza 28 novembre 1969 e dalla Corte di Cassazione con sentenza 30 settembre 1971. Espressamente affermato che per la consumazione del plagio non è richiesta una padronanza fisica sulla persona. Quindi fino allora era padronanza fisica, perché plagio significava comunque padronanza fisica, sia prima sia dopo il codice Rocco, ma ora significa un'altra cosa, un dominio psichico, una padronanza psichica, al quale può eventualmente accompagnarsi, ma non necessariamente una signoria in senso materiale e corporale. Per effetto di questo dominio psichico della gente, lo status libertatis della vittima, inteso come stato di diritto, rimane inalterato, ma è la sua libertà individuale, quale entità concreta di fatto, che viene soppressa. Allora è la volontà. Adesso la volontà. La coartazione. L'annientamento della volontà, si riferisce ancora a questa concezione aggiungendo che per effettuare questo reato non occorre che il colpevole si impadronisca materialmente del soggetto passivo, e ripetendo quanto affermato nella precedente sentenza del 1961, che a differenza del sequestro di persona le condizioni materiali della vita non hanno altro valore che quello di mero riscontro indiziario, contando invece le condizioni psichiche. Tutto il brano è di grande interesse, di questa sentenza come del 71, quello della Cassazione del 71. Avviene un dibattito immenso
negli anni 70 intorno a questo reato, libri, articoli, un movimento. Noi abbiamo indagato intorno alle ragioni degli uni e degli altri per l'abolizione del reato di plagio e abbiamo riscontrato nelle ragioni dell'abolizione del reato di plagio, non qui espresse, ma nel volume sotto il nome di plagio, sotto il nome di plagio, anni, che è stato pubblicato a proposito del caso Braibanti, sotto il nome di plagio, il pregiudizio che è proprio della stregoneria, che è proprio della creazione del soggetto, proprio della caccia alla stregoneria, della caccia alla strega, proprio della creazione del soggetto. Un pregiudizio inquisitorio, ecco, un pregiudizio inquisitorio. Cioè anche nell'intervento di Musazzi, anche nell'intervento di Umberto Eco, c'erano alcuni interventi allora. Questa sentenza dice dell'impossibilità di riscontrare nella realtà un totale stato di soggezione. Tale da sopprimere integralmente ogni libertà e autonomia di determinazione del soggetto che si assume plagiato e dall'altro modifica la fattispecie prevista, eccetera. Allora, la questione è suggestione, persuasione. Qui non solo la significante influenza, qui non c'è nella sentenza, ma suggestione o persuasione. Che ascrive a attività psichica di suggestione, attività psichica di persuasione. Qui conclude che l'accertamento che se l'attività psichica possa essere qualificata come persuasione o suggestione con gli eventuali effetti giuridici a questa connessi, nel caso del plagio non potrà che essere del tutto incerto e affidato all'arbitrio del giudice. E non accetta quindi la Corte l'interpretazione analogica, non accetta l'interpretazione analogica tesa ad assimilare gli stati realizzabili di quasi totale soggezione allo stato irrealizzabile di totale soggezione. Non accetta, cioè non ci sarebbe il reato di plagio, ma per analogia con il reato di plagio, questa soggezione la chiamiamo plagio, totale soggezione. Questa è interpretazione analogica che pone il soggetto. Allora è per analogia che viene stabilito il soggetto. Che cosa succede? Che il soggetto comunque. Qui quindi non c'è, il reato viene abolito, non c'è modo di applicare il reato di plagio, ma la mentalità ormai è quella, la mentalità vuole che ci sia un soggetto che sia irresponsabile, incapace o deficiente. Allora, quindi la circonvenzione ha la stessa natura, cioè l'indagine non è stata fatta, l'indagine del dibattimento in base alla quale è stato stabilito il reato di circonvenzione di incapace dal codice Rocco, anche questo è originale del codice Rocco, cioè è il prodotto di un'ideologia. E risulta in modo di reintrodurre
con la circolazione di Capaci il reato di plagio. E così è avvenuto. Così è avvenuto con il primo processo. È per questo che abbiamo intitolato, sotto il nome di Incapace, il libro bianco, Mauro Bellini. Mauro Bellini era protagonista della prima battaglia, quella per l'abolizione del reato di plagio, e qui Mauro Bellini, dunque, sotto il nome di Incapace. Sotto il nome di Incapace, che cosa fa? C'è anche, sono dei parlamentari che sono promotori dell'abolizione del reato di plagio, del reato di circonvenzione di Incapace. Perché dicono, non c'è l'incapace, soggetto incapace, la donna sempre, in particolare una volta al mese, il redattore rispetto al direttore, chiunque abbia un senso di inferiorità, il soggetto è incapace. Il soggetto è incapace, irresponsabile, incapace, deficiente. E questa sarebbe la, questo è lo psichismo che avanza. Io introduco un'altra, introduco l'analisi dello psichismo, non un altro psichismo, l'analisi dello psichismo dagli anni 70 in poi, ma qui viene opposto lo psichismo. Allora ci sono, quindi c'è il primo firmatario, l'abolizione del reato di circonvenzione di incapace, proposta di legge, presentata in Parlamento il 16 maggio 1989, dopo il 9, mi pare fosse il 9 marzo del 1989, dopo la condanna, dopo la sentenza della Cassazione. 9 marzo, sentenza della Cassazione. Il 10 marzo, conferenza stampa nella sede di Piazza Duomo, dove appunto dico qualcosa rispetto alla sentenza, in particolare che gli ayatollah si erano espressi. Ripreso da tutti i giornali. Allora, questa, però, subito dopo, il 16 maggio, quindi i parlamentari presentano questa proposta. Sapete chi sono i firmatari? I primi firmatari, poi ce ne sono 140. Stanno per arrivare a farla diventare veramente una proposta effettiva per l'abolizione. Finisce la legislatura. Come succede in Italia, però il dibattito era instaurato, perché se fosse stata abolita la conseguenza della condanna sull'Italia, non su di me, della condanna della Cassazione del 9 marzo 1989 non ci sarebbe stata, o non sarebbe stata negli stessi termini. Qual è stata la conseguenza di quella condanna? E quindi della reintroduzione del reato di plagio attraverso la circonvenzione di incapace. È stato il trionfo dello psichismo, dell'apparato medico legale, dello psichismo psicofarmacologico, dello psichismo psicoterapeutico, quindi è stato il trionfo della psicoterapia. Cioè, nemmeno l'ombra della psicoterapia poteva instaurarsi con il dispositivo della parola stabilito dal 5 febbraio 1973, ma viene portato quindi al trionfo questo psichismo. E a chi è che firma questo? Mauro Bellini, Franco Piro, Ferdinando Facchiano, Stelio De Carolis, Raffaele Passantuono, Michelangelo Agrusti, Franco Russo, Gianni Mattioli, Pierluigi Castagnetti, Francesco Colucci, ricordi Francesco Colucci, Maurizio Noci, Emilio Vesce, Giuseppe Calderisi, Francesco Rutelli, firma per l'abolizione del reato di circonvenzione di incapace, Marco Pannella, Nicola Savino, Mauro Sanguinetti, Filippo Fiandrotti, Gianni Tamino, Enzo Tiezzi, Bruno Zevi, che era presidente del Partito Radicale. E comunque era importantissimo. Gianni Lanzinger,
Giacomo Mancini. Giacomo Mancini. Sì, ma socialista. Alfredo Biondi, Partito Liberale. Sì, è stato segretario del Partito Liberale. Questi sono i primi firmatari. Cioè, ci sono qui comunisti, socialisti, liberali, repubblicani, di qualsiasi partito. Democristiani. Non era quello di Carazionato. Di qualsiasi partito. Non si è abolito questo reato. Allora questo è no. È una questione. Quindi ci siamo trovati, quindi, siamo trovati alla fabbrica della, dei soggetti. La fabbrica del soggetto. La fabbrica del. Ecco, lo psichismo giudiziario. Che cosa ha prodotto dal 18 novembre 2008? Lo psichismo giudiziario. In ogni angolo. Ho fatto di tutto per sospenderlo, per analizzarlo. Ci sono questi volumi, conferenze ogni sabato, riunioni, telefonate, incontri, niente da fare. Lo psichismo giudiziario ha trionfato. Ma non è conclusa la vicenda. Com'è che, però com'è che, perché la parte importante, questo era solo un preambolo, noi siamo quindi arrivati, c'è uno psichismo che si introduce con la sentenza del 71, cioè sentenza del 61, poi viene sancito ancora più gravemente con la sentenza di condanna del 71 e viene quindi sospeso con la sentenza della Corte di Cassazione nell'81 a seguito di un movimento culturale e politico, ma viene ripreso con la sentenza, quindi con il processo e con la sentenza del 9 marzo 1989. Cioè ancora non c'è la legge Orsicini, ma arriverà la legge Orsicini. È strumentale rispetto alla legge Orsicini. La legge Orsicini, noi facciamo di tutto perché non venga messa la psicanalisi assolutamente nella legge Orsicini, ma che riguardi gli psicologi, i quali poveretti hanno bisogno dello statuto. Statuto ordinario, di un ordine, senza l'ordine loro non hanno la bussola. Allora facciamo per loro questa legge Orsicini. E dalla legge viene esclusa la psicanalisi. Psicoterapie non analitiche. Ma c'è la sentenza contro Verdiglione. E allora le conseguenze sono che la legge Orsicini viene applicata per tutto. Quanti sono gli psicanalisti che praticano in Italia, quante sono le associazioni che non si sono arruolate nella legge Orsicini, secondo la legge Orsicini. Ce ne sono che non si sono arruolate, ma ci sono coloro che si sono arruolati. Ma semplicemente perché ormai non c'è un dibattito intorno alle questioni essenziali. E se la psicanalisi aveva aperto una breccia rispetto alla parola, e questa è stata richiusa, è diventata psicoterapia. Ma questa ideologia dell'incapace è tornata in questo processo. È venuto un caso, no? Un'ideologia che nell'associazione è intervenuta. Un caso, poi un altro caso, poi tutti, quasi tutti. Un'ideologia che viene ripetuta. Caso, Barone, che racconta una cosa per uscire dal processo. Non vuole essere imputata nel processo. E racconta una cosa secondo lo schemino facile. Ma viene seguita da altri.
ed altri che non parlano per paura. Non c'è testimonianza. E allora in questo senso, no? Importante il rilancio delle cose essenziali. Com'è che c'è questa abbiamo fatto un capitolo importante, però non possiamo andare molto avanti, è questo qui, che riguarda quella che viene chiamata associazione per stregoneria. Questa associazione per stregoneria ha tutte le caratteristiche che vengono canonizzate, formalizzate, sancite, che diventano poi l'associazione per delinquere. Ma sono tutte le basi di quello che sarà lo psichismo. Tutte le basi. Perché nell'antichità era qualcosa di vago, dire strega. Qualcosa di vago. E c'era Circe, era considerata maga, no? Ma Circe era una dea, dice l'Odissea, aveva i bei riccioli, non era maligna, e quindi era, non dispensava mali ma piaceri, quindi una dea, una strega un po' particolare. Ed era una dea. Sua nipote era Medea, è considerata quindi la maga nera, però anche lei vengono attribuite dei mali, ma non, in effetti non ha fatto dei mali. Non è responsabile della morte di Creonte, contrariamente a quanto le viene attribuito, non è responsabile della morte dei figli, che in realtà sono stati uccisi, sono stati lapidati dai Corinti. Ma i Corinti hanno dato i quattrini a Euripide per cambiare versione. E allora però Euripide non accetta questa, è dispiaciuto, e allora sublima Medea, no? Ne fa una, che era la pietas, la pietà, che nella disperazione arriva fino a questo, quindi non è, cioè, ha un approccio un po' particolare. Allora, è Porfirio a introdurre, c'è un questo politeismo, superstizioni, allora vuole tutti questi dei, adesso c'è un solo Dio, quando c'è un solo Dio bisogna, come si sistemano tutti gli altri dei? Bisogna fare un po' di ordine, e Porfirio ci prova a sistemare, e così poi, ma interviene contro Porfirio, troppo confuso, interviene Sant'Agostino. Però Sant'Agostino, sito i demoni, nel suo sistema teologico. Allora, qual è il confine fra teologia e demonologia? Allora, i demones. Quindi stavano tra il cielo e la terra, no? Mediatori, angeli,
Se non che cosa c'è? Gli hubris. Sono colpiti dagli hubris. Sono tentati dagli hubris. Gli angeli. E quindi destra la suscettibilità di Dio.�//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 
Perché cosa mancano della carità, dice, però dice Sant'Agostino. Ma un esempio di congregazione di stregoneria, di streghe, convenzione di streghe, è dato da Lucano nella Farsaglia, che potete leggere, è molto interessante, non abbiamo il tempo. Ma ci sono varie cose che si descrivono intorno alle operazioni della magia, della stregoneria, sono cose straordinarie, lunghi trattati, anche in Trimalcione, nel Satiricon, no? C'è Trimalcione che sono, a un certo punto Trimalcione fa danzare sul tavolo degli scheletri. Ecco, anche Tacito è molto acuto, dice quindi com'è che la congregazione dei cristiani viene colpita da Nerone. Descrive, è una pagina molto interessante. Dice, vengono condannati i cristiani non tanto per il crimine dell'incendio, quanto per odio verso il genere umano. Cioè vengono considerati coloro che credono in un solo Dio come nemici del genere umano. Cioè coloro che, sì, quindi la congregazione è sono contro il genere umano, e poi man mano allora contro l'ordine pubblico, contro la tranquillità pubblica, contro la pace pubblica. E poi dice, per cui nasceva pietà verso di loro, pur colpevole e meritevole di esemplari punizioni, come se fossero eliminati non a beneficio di tutti, ma per crudeltà di uno solo. Nerone. Giuliano L'Apostata riteneva che il cristianesimo avesse avuto fortuna perché San Pietro nelle catacombe praticava annualmente l'infanticidio. Quindi queste sono le come nasce poi il Saba. Intanto c'è il Formicarius 1436-1438 di Jean Nivert, che è nella regione di Losanna, quindi la stregoneria, caccia alle streghe, è quello che descrive appunto il Formicarius, ed è lui che comincia, quindi comincia man mano cosa viene attribuito, l'infanticidio e il cannibalismo vengono attribuiti alla congregazione, e poi dunque ci sono coloro che hanno questa mobilità di viaggiare, di volare, tramutare oggetti, eccetera, e quindi il sabba, sabba, sabbat.
Ma una questione importante, ciò che sta alla base dell'Inquisizione a Milano, l'impianto del 1830 è esattamente quello che poi si perfeziona e prosegue dopo, lo trovate in un libro che è di grande interesse, che è di Francesco Maria Guaccio o Guazzo. Che è stato nato intorno al 1570, è stato poi a Cleve per un processo, è lì che ha incontrato sicuro Nicolas Remy, che è procuratore generale della Lorena, che fra il 1576 e il 1806 emanò più di 2000 condanne a rogo. Nicolas Remy è citato molto da Guaccio. Guaccio fa un compendio con molti aneddoti, con novelle, con descrizioni, una cosa davvero... Sì, è davvero, davvero importante. Sì, sì, che lui lo scrive nel 1604, prima versione, esce nel 1608, poi dopo queste altre esperienze che lui ha, arriva a un'edizione molto ampliata, arricchita di esempi, ma sono tutti questi esempi, come sono raccolti, che sono molto, molto istruttivi, ma anche il modo come viene individuata, no, la stregoneria, che cosa viene chiamata stregoneria e qual è la favolistica, no, la novellistica intorno alla stregoneria e come ci sia uno sforzo, no, tra virgolette teologico, dottrinale, giurisprudenziale, per cogliere, individuare, giustificare, no, la condanna e la... E il rogo del rogo. E trovate molte cose. Dunque, questo libro, 1526, quindi parla molto delle unzioni, tra l'altro. 1626 parla molto delle unzioni, e lui stesso è intervenuto durante il processo a Gian Giacomo Moro e Guglielmo Piazza. E questo libro è stato alla base di quel processo. Il libro ha avuto l'imprimato di Federico Borromeo, il cardinale Federico Borromeo, che non è il personaggio che descrive Manzoni. No. Lo sappiamo. Il personaggio che descrive Manzoni è qualcosa a che vedere forse con San Carlo Borromeo. È una divinazione di San Carlo Borromeo. Ma è un'impossibile divinazione di Federico Borromeo. E quindi diciamo che è protagonista. Questo processo era quindi preparato e c'era una equazione, stregoneria comporta la peste, porta la peste. Questa era. E quindi le tecniche della peste, quali sono i luoghi da evitare, dove stanno le cose, la barbieria, cioè la città della barbieria, dove si fanno intrugli, si impastano delle cose, quindi dice come, fa esempi, come delle streghe hanno confessato di avere tanti litri di unguenti che hanno sparso di qua e di là, e queste confessano prima di essere mandate a rogo. Dice lui che confessa. Ecco, questo è un libro importantissimo perché voi potete leggere questo, avete già, non avete più bisogno di leggere la sentenza perché già sta già qua, anche di più. Che cosa succede con questa sentenza?
questo bisogna combattere. Bisogna fare una battaglia per l'abolizione del reato di associativo. Qui siamo arrivati, abbiamo avuto i motivi di appello, che sono questi per quanto riguarda me, più quello che ha fatto Virga e Lucia. Sono molto interessanti anche quello che ha fatto Pietro Nocita e pure quello che ha fatto Stefano Pilizzeri. E mi fermo qui. Quindi è una battaglia da fare, il libro bianco è assolutamente indispensabile. Cominciamo a parlare tra gli autori di vari paesi, tra gli scrittori, intellettuali, scienziati, banchieri, imprenditori di vari paesi. Però un movimento potrà ripartire con coloro che partecipano a questo libro bianco. Noi siamo fermati con questa rivista al numero 9, non siamo arrivati al numero 10, perché non c'erano contributi nel movimento tali da formare il numero 10, perché doveva essere una testimonianza intorno alle questioni essenziali sollevate dall'affare. E non è stato così. Quindi la testimonianza è, per questo libro bianco è importante che ci sia. Noi abbiamo fatto questo libro bianco quella volta sotto il nome di Capace. Adesso la questione è, qui il pretesto è l'evasione fiscale. Le conseguenze, se questa battaglia bisogna vincerla, non per noi, vincerla per l'Italia, vincerla per Milano, vincerla per l'Europa. Altrimenti il purismo finanziario militare che si instaura in Europa. E che ha sempre come pretesto la stregoneria. La stregoneria attraverso i numeri, qui attraverso i numeri, le cifre, le fatture, no? Qui dice cosa fa la strega, la stregoneria. Fatturano tutto ciò che inventano. Tutto ciò che inventano lo fatturano. Interessante la parola fattura come viene utilizzata qua. Ma vi ripeto, trovate più di quello che c'è nel. Però capite bene come quello sia il luogo comune. Questo è più corto purtroppo di quelle della sentenza. C'è un grado di istruzione di gran lunga superiore. Così anche la rivista planetaria che stiamo organizzando, il libro bianco e la rivista planetaria sono le prime cose e tutti i libri della casa editrice devono andare su ebook, tutti i libri. Intanto anche questi libri, questo è un libro che è intorno alla libertà, non so, la libertà della parola. Sono usciti febbraio 2009, La politica e la sua lingua, la libertà della parola. Sono gli ultimi due testi corretti da me pubblicati. Adesso c'è un nuovo libro che esce come ebook, il primo libro che esce su ebook, spero nei prossimi giorni, vediamo di realizzarlo, è già pronto, si intitola L'operazione Puro. Questo è già pronto, che riguarda la sentenza. Poi seguiranno questi altri, che sono la holding intellettuale, la parola mia e la realtà intellettuale. Grazie.